Allora, buongiorno ragazzi, questo è un primo video appunto di prova in cui volevo presentarmi e presentare in generale quello che è il corso che quest'anno andremo ad affrontare, ahimè, per noi e per voi purtroppo a distanza. Allora, in primo luogo mi presento, sono Enrico Tomasin, sono il professore di letteratura italiana. E tengo ormai questo corso, mediazione linguistica, ormai da svariati anni. Si parla, se ben ricordo, del 2012. Dunque, ormai sono uno dei professori, diciamo, storici della scuola. E nonostante tutte le difficoltà, appunto, incontrate lo scorso anno, continuo a mantenere, appunto, questo incarico. Difficoltà che non sono chiaramente legate poi sicuramente a mediazione, ma sono legate di fatto a tutto quello che è stato il mondo e le diverse problematiche legate alla pandemia. Mi presento, io appunto, oltre a lavorare per mediazione linguistica, lavoro anche nella scuola pubblica, sono un docente appunto di lettere in una scuola superiore di Lucca e come sentirete appunto, come avrete dedotto, penso dal mio cognome, anche come sentirete dalla mia inflessione, la mia provenienza non è toscana, ma sono di origine friulana. Mi sono laureato appunto a Udine, ormai molti anni fa. Poi sono arrivato per motivi di studio appunto a Pisa, dove alla normale ho studiato filologia latina, in particolare col professor Conte appunto e col professor Rosati. E poi appunto mi sono negli anni spostato nell'ambito diciamo degli studi contemporanei e quando mi sono chiaramente trovato poi a organizzare questo corso ho preso quello che era un pochino anche l'incarico del mio precedente docente e ho cercato di riorganizzarlo cambiando in parte i criteri che c'erano fino a quegli anni. Questo corso come è organizzato? Allora, in primo luogo, la maggior parte di voi avrà studiato appunto la letteratura cosiddetta contemporanea. Di questo argomento poi parleremo in seguito. L'ultimo anno delle superiori, per alcuni di voi sarà stato l'anno scorso, per altri forse sarà stato 2 anni fa, 3 anni fa, però di fatto si tratta molto spesso di cose già note, perché io di fatto dovrei dunque continuare a tenervi qui occupati con queste lezioni, ma soprattutto poi alla fine ad esaminarvi, perché poi di fatto è questa una cosa che voi dovreste già sapere. In primo luogo, perché a mediazione linguistica voi avete un esame di letteratura? Come sapete, mediazione nasce come filiazione ormai da molti anni da lingue e letterature straniere e di lingue e letterature straniere mantiene alcune caratteristiche come appunto la presenza degli studi letterari. La maggior parte di voi poi nel loro percorso abbandoneranno quello che è il filone della letteratura. Di fatto ci sono alcuni dei vostri colleghi degli anni passati che invece questo filone non l'hanno abbandonato, ma anzi hanno proseguito con interessi di tipo letterario, tant'è che sono stato anche correlatore di diverse tesi. Tesi sia che hanno affrontato temi di carattere letterario in generale, scritte in lingua, chiaramente, sia traduzioni. Sono stato correlatore sia di traduzioni di testi di autori italiani non ancora tradotti appunto in lingua straniera, sia appunto di testi di interesse letterario o artistico che dir si voglia, stranieri tradotti in italiano. Dunque, quello che dovrebbe lasciarvi questo studio durante quest'anno non è solo una conoscenza generale di quelle che sono le, come dire, le date, tutto quello che è l'aspetto contenutistico della letteratura italiana, come spesso si intende, ma un interesse più di tipo linguistico, d'accordo? Quando parlo di interesse linguistico, cosa intendo? Quello che è lo stile e il linguaggio utilizzato dagli autori. Quello che cercheremo di fare, appunto, nel corso delle nostre lezioni, che spesso diventeranno delle vere e proprie letture, più che delle lezioni, come dire, in cui vi racconto vita, morte e miracoli di un autore, cosa che
mi sembra veramente inutile venire a raccontare a dei giovani appunto della vostra età, dando per scontato che poi c'è un manuale in cui certe informazioni potete andare a reperire. Sarà proprio quello di andare a raffinare il vostro gusto di lettura, le scelte lessicali, quello che è la peculiarità linguistica di ogni autore. Allora, com'è strutturato innanzitutto il corso? E una cosa che sicuramente a tutti voi interesserà parecchio, com'è strutturato l'esame? Allora, in primo luogo, giustifico la scelta appunto delle videolezioni. Lo scorso anno, appunto, quando è scoppiata un po' tutta la questione epidemica, le mie classiche lezioni, che di solito io facevo il lunedì mattina, appunto, a mediazione linguistica, per me era ormai un'abitudine già da qualche anno, arrivavo, facevo le mie lezioni dalle 9, qualche volta alle 11, qualche volta facevo due corsi, a volte più numerosi, facevo 9, 11, 11, 1. Era ormai a me, ovviamente, piaceva quel tipo di lezione. Ovviamente quel tipo di lezione si è resa impossibile e ho tentato di sostituirla in qualche modo, visto che nel primo periodo era quasi impossibile pensare a delle dirette, con delle videolezioni. E devo dire la verità, secondo me, per gli esiti che ho avuto poi di fatto agli esami, sono abbastanza soddisfatto, nel senso che la videolezione registrata ha vantaggi e svantaggi. Lo svantaggio, ahimè, è molto evidente, palese agli occhi di tutti. Io sono da solo davanti a uno schermo, non ho nessun tipo di contatto con voi. Ovviamente, però, di questa cosa ho parlato anche appunto con la Pels, in aula, visto che eravamo 100, di fatto era veramente difficile che qualcuno durante la lezione facesse domande. Potevano capitare delle domande alla fine. A questo punto io, visti i vantaggi, perché vi rimane un materiale didattico molto valido, poi il fatto di avere delle video lezioni vi permette di avere dei supporti didattici veramente efficaci. In accordo con la Pels, visto che già dall'anno scorso è stato tolto appunto l'obbligo di frequenza, ho deciso appunto di procedere in questo periodo con le video lezioni. Questo perché secondo me vi permette appunto di avere intanto una flessibilità di tempo maggiore durante la settimana. Questo per voi, ma questo anche per me, perché purtroppo quest'anno si sta rivelando già piuttosto difficile, con impegni di vario tipo, continui cambiamenti e di conseguenza il fatto di avere questo impegno di prepararvi la lezione, ma con una minima flessibilità oraria, nel senso che io cercherò di caricarvela tutte le settimane. E la caricherò, ora valuteremo appunto a livello tecnico, perché io l'anno scorso molto semplicemente la caricavo su YouTube, su un canale appunto apposito, e poi vi segnalavo il link su HP. Dunque, di fatto, voi avevate una specie di playlist, poi di lezioni che vi potevano servire appunto per il ripasso e la preparazione dell'esame. E penso ricorrerò a questa stessa soluzione. L'altra cosa che vi dicevo, ovviamente, è che voi di fatto in questo modo siete muti. Qual è l'accordo che abbiamo trovato? Io tutte le settimane vi darò una finestra temporale, vi è arrivata appunto una mail, che è, mi sembra il mercoledì alle 18, mi sembra stato indicato questo orario, in cui io sarò reperibile. Questo significa che io in quei minuti mi connetterò. Voi però, chiaramente, se seguite la lezione, vi appuntate una qualsiasi domanda, scrivetemi una mail, d'accordo? Il mio indirizzo è abbastanza semplice, sono Enrico Tomasin, il mio indirizzo è enricotom@gmail.com. Mi scrivete una mail e io di solito nel giro appunto, visto che viviamo connessi in questo momento, nel giro della giornata di solito cerco di darvi una risposta. Un'altra cosa, vi segnate se avete delle osservazioni, delle domande e quant'altro. Ritornando al discorso che si stava facendo sull'organizzazione, voi alla fine di queste lezioni andrete a preparare il vostro esame. Tipicamente le date dell'esame, ora quest'anno fare riferimento all'anno passato potrebbe non essere la scelta migliore, però se le cose dovessero rimanere invariate,
che è più o meno il format che si è applicato per tutti gli anni. Abbiamo fatto un buon numero di appelli a giugno, le solite sessioni, appunto, inizio giugno, fine giugno, e poi un certo numero di sessioni a settembre. Come si svolge l'esame? Non cominciate, come dire, a spaventarvi, perché tutto sommato, parlate anche con i compagni degli anni precedenti, non è difficile prendere un buon voto. Alcuni vengono anche bocciati, ma sono una minoranza, diciamo, è abbastanza difficile. Ho bocciato delle persone che erano veramente indecorose. Come si svolge l'esame? Normalmente, per un accordo ormai, diciamo che c'è sempre, per venirvi incontro, vi faccio partire da un argomento piacere. Non raccontatemi la vita di D'Annunzio, cioè non è quello che mi interessa. Il mio consiglio è individuate uno dei testi che leggeremo a lezione e ve lo commentate. Poi, in tutti gli esami c'è almeno una domanda che riguarda la cosiddetta parte generale. Che cos'è la parte generale? Ormai sarete già entrati nel sistema dell'università e dei crediti universitari e saprete che il mio esame, che vale, pesa 6 CFU, deve prevedere una ripartizione omogenea di una parte di lezioni e una parte di studio individuale. Nel momento in cui devo darvi uno studio individuale, questo studio individuale ricade sul tradizionale manuale. Che cos'è il manuale di letteratura? È una storia letteraria diversa da quella dei famosi libri di testo delle superiori. Perché? Perché non ha i testi all'interno. Dunque, io vi leggerò dei testi che troverete in una dispensa, che ora vi farò vedere. E invece, la storia letteraria, per cui i profili degli autori, quelli che sono i profili dei periodi, li troverete in questo manuale. D'accordo. Dunque, in ogni esame ci sarà una domanda a piacere, una domanda di un autore o di un argomento, di qualcosa che comunque io non ho affrontato a lezione. Dunque, dovete studiare il manuale, sia chiaro. E poi, a seconda del caso, altre due domande. Normalmente un esame dura circa una ventina di minuti, non è chiaramente un esame così devastante, non ci sono prove scritte, d'accordo? L'esito, appunto, lo sapete immediatamente. L'anno scorso, appunto, c'erano sempre dei testimoni, cioè io interrogavo l'alunno A e l'alunno B ascoltava e poi così a turno. Ma anche su questo, penso, vi sarete abituati. Allora, vi faccio vedere, le ho qui dietro, alcune cose. Stavo tentando appunto di farvi vedere un file che ho qui dietro, però ho alcune difficoltà. Ora spero si veda appunto. Allora, questo è il programma d'esame che io ho già abbozzato e che in teoria, appunto, vi dovrebbe essere consegnato. D'accordo? Allora, vedete che nella scelta dei testi, appunto, ho inserito alcuni testi che forse sono alcuni autori che sono già noti, ma di questi testi ho dato sempre la preferenza a autori invece meno noti. E poi degli autori che non rientrano nel cosiddetto canone degli autori del Novecento. E anche di questo poi diremo alcune cose. Poi, sempre un'altra cosa che vi volevo mostrare. Questo è il manuale, il Casadei Sant'Agata.